Un saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia. Benvenuti in questo video, la seconda parte che riguarda le tre cose che non piacciono molto a noi italiani qui in Tunisia. Ragazzi, ve lo ricordate il video dell'altro giorno dove abbiamo affrontato i primi tre punti, diciamo, negativi per quanto riguarda noi italiani quando ci trasferiamo qua in Tunisia o quando veniamo anche qui in Tunisia per vacanza o per fare dei viaggi prova? Va bene, oggi continueremo, che non ce ne vogliono male, ma noi diciamo quello che ci viene riportato, perché ormai per noi è abitudine, stando qui da molti anni, per noi ormai siamo entrati nella loro mentalità, nel loro modo di fare, e quindi per noi certe cose non sembrano tanto male. Quindi, che dici Sara? Ci siamo ormai ambientati e quindi comunque volevamo dare un contributo a voi e farvi notare certe differenze che magari per noi italiani possono essere più sostanziali magari di altri, e quello che magari potreste riscontrare qui in loco una volta che decidete di venire qui, il primo impatto con il territorio, le cose positive e quelle negative. Quindi stiamo affrontando appunto questi punti specifici per farvi poi riscontrare queste cose quando voi arrivate. Ecco, noi vi avvisiamo. Poi ovviamente il nostro è un racconto molto leggero e non è neanche esaustivo, perché qualcuno potrebbe anche aggiungere una sua esperienza, un suo lato negativo, ma noi cerchiamo di raccontare il tutto sempre con la nostra solita leggerezza di una cosa che va detta, ma che va presa anche un po' con le pinze. Certo, perché ovviamente ognuno di noi ha il suo range, i suoi parametri, e quello che noi diciamo è sempre comunque in linea generale. E allora andiamo a vedere subito questi tre punti. Allora ragazzi, se la scorsa volta io e Mirko ci trovavamo in una splendida cornice chiamata appunto Takruna, un villaggio berbero vicino ad Hammamet, e noi stiamo ovviamente cercando di valutare sotto anche un profilo culturale e storico per dare la possibilità a tutti di visitare questo villaggio così carino e particolare. Oggi invece dove ci troviamo, Mirko? Ci troviamo ad Hammamet Sud presso un resort che è molto frequentato soprattutto, diciamo, da una fascia di popolazione che viene dall'est Europa. Sì. L'est Europa, e noi abbiamo scelto questa location perché assieme a noi oggi ci stanno anche dei clienti che vogliono farsi gli ultimi bagni appunto di settembre prima di partire, e niente, li abbiamo portati qua, guardate, facciamoci vedere in questo angolo moresco, sì, tra altre cose adesso il titolare del bar ci offrirà anche un caffè, guarda, pure gratis. Tra un po' arriva. E allora, mentre noi chiacchieriamo, vi diciamo altri aspetti diciamo che magari a noi europei non piacciono. E allora, iniziamo subito con questa frase. Dai. Inshallah. Inshallah ovviamente ha un significato molto più grande rispetto a quello che noi oggi andremo a riportare. È arrivato però il nostro amico, scusami. Certo. Okay. Grazie. Merci. Okay. Tutto in bel dire. Caffè. Ok, grazie. Ora lo assaggiamo. Ok. Abbiamo lo zucchero e il caffè. Allora, stavo... Va bene così. Dai, allora, tutto in diretta. Allora, riprendiamo il discorso. Allora, stavamo dicendo Inshallah. Inshallah ovviamente ha un significato religioso grandissimo, immenso, ovviamente, perché si ricongiunge alla volontà di Dio, e quindi spesso purtroppo viene utilizzato anche per dare gli appuntamenti alle persone. E quindi, per esempio, allora ci vediamo domani, abbiamo questo appuntamento, ci vediamo domani, Inshallah. Quando spesso ti dicono Inshallah, state pur certi che ovviamente ho non ci si presenterà l'appuntamento, o magari con i tempi, con un ritardo, con i tempi dettati dalla propria, sì, come si dice, dal proprio status in quel momento, perché non hanno perché molti non hanno neanche, diciamo, non si creano neanche il problema di avvisarti, quindi tu resti ore a casa aspettando, che so, boh, l'elettricista o un qualcun altro,
Però e nessuno poi... ti avvisa che sta ritardando. Sì. Poi se tu hai l'accortezza di chiamare, o lui ti rimanda di mezz'oretta, quindi può anche capitare che ti rimanda di mezz'oretta, che poi saranno anche 2 ore, o che direttamente il, diciamo, questo appuntamento, questo rendezvous viene posticipato ai giorni a venire. Oppure ti dice sto arrivando e non arriverà mai, perché poi giustamente ci sono anche questi tempi, ma è tutto prettamente normale. Tenete presente che quando spesso guardate programmi tipo Zelig, quelli in cui no, sì, si fanno sempre i paragoni tra Nord Italia e Sud Italia, ecco, noi del Sud Italia solitamente veniamo un po' presi in giro perché non rispettiamo precisamente gli orari. Ecco, qui è la stessa identica cosa, però non tutti sono così. No, io precisamente sono svizzero. Lui è svizzero. Io sono svizzero. Siciliani svizzeri. Ragazzi, noi... io tutto con l'orologio faccio. Se appena si sgarra. Infatti, diciamo che nei primi tempi che furono, io mi incavolavo tantissimo, perché non si rispettava. Mi sono sempre incavolato anche con i miei colleghi, con i miei collaboratori. Beh, però ovviamente poi ognuno poi si fa il proprio team, i propri uomini di fiducia, che ovviamente ragionano un po' più, diciamo, all'italiana maniera, o perlomeno più alla Mirko e Sara maniera, nel senso che con tempi, logistiche, tante cose, perché certo, per noi è importante. Detto questo, diciamo che la maggior parte della popolazione, se ti dà un orario, molte volte, diciamo, non viene rispettato per motivi X. Non parliamo del 15 minuti famosi accademici, ma magari anche di più. Ma questo fa parte proprio della forma mentis, della cultura, delle radici dei paesi del Maghreb, in cui vivi la tua vita in maniera molto serena e rilassata. Per cui gli orari, la fretta, gli appuntamenti, sì, ci vediamo, inshallah, ma comunque prima o poi ci vedremo. Quindi quando arrivate qui e cominciate ad avere questi approcci di vita quotidiana, sappiate che è tutto tranquillo. Quindi non dovete arrabbiarvi, non dovete impazzire, non dovete cominciare a dire ah, quello non ha rispettato l'appuntamento. Ragazzi, non vi preoccupate, è tutto semplicemente normale. Quando venite in Tunisia dovete cominciare a entrare nel loop, nel mood del rilassamento. Ma non vi preoccupate, perché tutto, anche le piccole cose, i piccoli problemi, verranno poi sistemati. Quindi l'idraulico prima o poi arriverà, l'elettricista pure, e il vostro amico tunisino, perché è importante creare legami qua anche con la popolazione locale soprattutto. E vi posso dire che tanti clienti hanno, tanti padroni di casa o amici che ovviamente sono tunisini, che saranno per voi un bellissimo, importante punto di riferimento, con i propri tempi. Prendiamoci un caffè e ci fumiamo la shisha. Anche se non fumo. Andiamo ora al secondo punto. Qual è il secondo punto? Qual è il secondo punto? Una delle tematiche più importanti, forse, quella che ci chiedono sempre. Ma io vengo lì, sì, è vero, i taxi costano poco, ma se voglio portarmi la vettura, oppure voglio comprarmi la vettura qui. Ecco, non parliamo di come portare la vettura, perché quelli sono sempre temi. Abbiamo fatto anche un video. Tanti, abbiamo fatto video, abbiamo spiegato, e poi noi spiegheremo sempre ai nostri clienti, quando ci chiamano, il tutto, senza ombra di dubbio. Ma quello che purtroppo anche a me è venuto pesante, perché io l'ho affrontato, anzi noi l'abbiamo affrontato sia come coppia, sia come società, è quello dell'acquisto delle autovetture. Bene, abbiamo girato tantissimo, perché avevamo necessità, sapete tutti, chi ci segue, che io mi sono comprato una Renault 4, e va bene, quella è un'auto d'epoca, va bene, con i suoi tanti contro e pochi pro, che ancora ci combatto perché cerco sempre di sistemarla. Poi abbiamo acquistato anche un bus per quanto riguarda, diciamo, i transfert o anche piccoli viaggi, anche sì, nel deserto siamo andati, sì. E poi abbiamo anche acquistato 2 autovetture per la nostra società. Bene, ragazzi, è un'impresa. Io ho cercato in tutti i modi di risparmiare, perché purtroppo, ahimè, le autovetture in Tunisia hanno un costo, diciamo, per quanto riguarda il nuovo, dal 15% 20% in più. Per quanto riguarda l'usato, qui l'usato costa molto di più rispetto in Italia, e soprattutto qui lo specifico, ci stanno automobili con un chilometraggio allucinante, nel senso, anche con 300.000, se non sta una mosca, anche con 300.000 chilometri, che vengono vendute come se fossero nuove. In Italia quel tipo di macchina, soprattutto di una certa età e con un chilometraggio tipo 1200 benzina, 1200, 1000 pure benzina, con 300.000 km,
in Italia sarebbero quasi da rottamare, invece qua vengono vendute e hanno anche un prezzo abbastanza elevato. Questo perché, diciamo, il mercato tunisino è molto chiuso e non ti permette appunto facilmente un'importazione di auto da fuori, e quindi c'è tanta richiesta del mercato interno. C'è tanta richiesta, quindi aumentando la richiesta aumentano anche i prezzi. Continuiamo. Sì, però voglio dire un'ultima cosa su questa cosa della macchina. No, io continuiamo, però stavo dicendo proprio il discorso dell'auto, cara Sara. Perché per esempio, se voi volete un range, quindi un parametro di riferimento per capire di che cosa stiamo parlando a livello di somme, perché sicuramente una di quelle domande che ci farete, esempio, un'auto che ha un valore di seconda mano, magari 15 anni di macchina, quindi dai 10 in su, con diciamo un valore di 2000 euro in Italia come macchina di seconda mano o terza, insomma, qui può oscillare il prezzo dai 7000 ai 8000 euro. E anche di più, poi dipende anche dalla marca e dal tipo di macchina. Allora ragazzi, io l'esempio più lampante lo faccio con la nostra Citroen C4 anno 2007. Bravo. Ragazzi, andate a vedere in Italia su quattro ruote oppure su subito.it può valere un'auto, una Citroen C4 del 2007. Ragazzi, ve lo dico io, vale meno di 1000 euro, perché in Italia io non me la sarei mai comprata. Qua necessità fa virtù, ho trovato un'auto con 100.000 km presso un concessionario, con 100.000 km tagli andati, quindi sì, c'era poco da dire, di tagli andati. E quest'auto quanto l'abbiamo pagata, Sara? 26.000 dinari. E poi abbiamo fatto noi la manutenzione e siamo arrivati a... Manutenzione a oltre 30.000. Siamo arrivati a 30.000 dinari, quasi 10.000 euro. Tra l'altro euro. Noi in questo caso abbiamo acquistato l'auto come società e quindi l'auto è intestata alla nostra società, perché serve appunto per l'espletamento del nostro lavoro e anche ovviamente per poi portare i clienti, per guardare la casa, banca, per tutti gli adempimenti legati al trasferimento. Ma alcuni italiani che magari decidono di stare un periodo con la propria auto e quindi magari fanno 6 mesi, 8 mesi, comunque un anno con la propria auto, se non vogliono sdoganarla la riportano in Italia e poi qua magari ne acquistano un'altra anche di seconda mano, quindi cominciano a guardarsi intorno e decidere di acquistarla. Ma anche qui anche nuova l'acquistano, attenzione, sì, non per dipende, forza di seconda mano. Certo. Allora ragazzi, qui non fanno finanziamenti, non fanno prestiti, se ti vuoi comprare la macchina paghi cash e finisci lì il discorso. Quindi io già lo dico, almeno così evitate di farmi la domanda, ma io lo posso comprare a rate? No. I pensionati italiani acquistano cash, noi acquistiamo cash, società acquistano cash. Infatti. Poi cosa completamente diversa è per il tunisino. E tra l'altro poi vi farò anche un video specifico per i documenti che bisogna avere sempre sistemati e organizzati nella propria auto, quindi tutto quello che riguarda l'assicurazione, i costi e quant'altro. Terzo punto, la cucina. Allora cominciamo subito a dire che la cucina ovviamente è una cucina tipica tunisina, tipica dei paesi del Maghreb, quindi molto speziata, con prodotti sempre freschi e comunque che sono quelli della fascia del Mediterraneo, quindi praticamente uguali ai nostri. L'unica differenza appunto sono solo le spezie che vengono utilizzate anche spesso a sostituzione del sale, che qui non viene utilizzato molto, quindi da un lato fa anche bene, per cui le spezie riescono a contemplare tranquillamente tutti quelli che sono i gusti e i profumi, insomma, dei piatti tipici: pesce, carne, agnello, uova. Quindi i prodotti sono quelli. L'unica differenza con la nostra cucina, ovviamente sempre mediterranea ma prettamente italiana, è che loro sono molto legati alle loro tradizioni culinarie. Quindi che significa? Che ci tengono molto a fare le loro ricette, che tanto, per tanto, noi sì, magari possono essere anche, diciamo, anche eccessivamente troppo, perché noi siamo abituati al piatto di pasta asciutta o con un buon sugo di pomodoro, con un po' di basilico, con la pasta cotta al punto giusto, sì, quindi magari al dente, sì. Mentre per loro la cottura della pasta è un optional. No, la fanno cuocere un po' troppo e quindi per noi italiani diventa un po' gomma. Diventa un po' colla. Quindi allora diciamo che solamente la cottura della pasta non è il massimo, ecco, mettiamola così. Poi per il resto
dobbiamo dire che i prodotti sono altamente freschi e genuini, questo senza ombra di dubbio. Però, pesce fresco, carne fresca, ecco, questa è una cosa che noterete subito. Però il punto negativo qual è? Come dice Sara, loro tengono molto alle loro tradizioni, quindi in qualsiasi ristorante tunisino, prettamente tunisino, troverai sempre le stesse identiche cose. Quindi non ti danno un, diciamo, una varietà. Quindi se l'italiano vuole mangiare qualcosa di più particolare, tipo esempio sushi, per chi piace il sushi come noi, o andiamo qui a Nebele che ci sta un piccolo ristorante di sushi, o andiamo a Tunisi. Oppure per esempio un bello spaghetto con le vongole. Con le vongole. Con le cozze, con i gamberi. Allora bisogna andare in posti magari dove il range è più alto, non paghi tanto perché sei sempre meno rispetto all'Italia, mangi bene con una cottura della pasta perfetta, oppure ti compri il pesce fresco e la pasta buona te la fai a casa tua, perché noi italiani quando si tratta di cucina siamo fenomenali. E i posti ci stanno dove mangiare bene, ovviamente come dice Sara, paghi leggermente di più, non puoi fare il paragone perché se fai il paragone è un paragone perdente, paghi un po' di più, ovviamente non quanto l'Italia, ma ti mangi in qualcosa che diventerà di diverso nella vita quotidiana, che poi alla fine torna alle origini, ma sarà di diverso rispetto alla vita quotidiana. Però per esempio un bel pesce fatto arrosto, calamari grigliati, ecco questo tipo di pesce qui è fantastico, ovviamente non mettono spezie perché il pesce è sempre fresco e arrostito, e quindi magari potrete mangiare un piatto unico con del pesce arrostito e ovviamente anche un contorno, quindi dell'insalata, del pomodoro, anche un po' di riso, magari un po' più speziato, però in quel caso pesce e carne, ragazzi, sono sempre freschi. Abbiamo detto che dovevamo parlare di punti negativi, a questo punto tu hai fatto un punto positivo, ma il punto negativo è la pasta out, non cercate di mangiare una pasta presso un ristorante tunisino perché la maggior parte delle volte farete un flop. Poi secondo, molto speziato, quindi per chi ha problemi di intestino, di colon che si infiamma, ragazzi noi parliamo per esperienza che ce ne riportate ai nostri clienti, non mangiate a livello speziato, anche se molte volte i sughi già sono fatti prima, quindi anche se voi chiedete un piatto, uno speziato con un sugo, diciamo, per quanto riguarda un pesce, cioè pasta con il pesce allo scoglio, già il sugo è fatto prima e quindi già risulterà un po' speziato. Quindi sappiatevi regolare. Questo è il nostro terzo punto negativo. Quindi di oggi. Ricordiamo che i nostri punti non sono esaustivi, ce ne stanno altri, e che noi con molta leggerezza, con molta anche, spero, anche simpatia, cerchiamo di esporvi e di trattare queste tematiche che riguardano ovviamente gli usi, i costumi, le tradizioni, ma anche la vita quotidiana, e possono essere di spunto a tutti coloro che, volendosi trasferire qui, cominciano ad avere un approccio di vita quotidiana con la popolazione locale e ovviamente anche con quello che riguarda la vita quotidiana. E quindi auspichiamo che questo video vi sia piaciuto. E ricordiamo, cara Sara, che chi viene qua deve venire sempre con una mente aperta. Se tu non sei predisposto a cambiamenti, a adattamenti, ragazzi, state dove siete, che lì vi troverete sicuramente meglio. Bene, ok? Sì. Ragazzi, un saluto. Saluta anche il nostro amico barista. Che lui ci saluta da dietro. Quindi iscrivetevi sempre al nostro canale, ragazzi, così sarete sempre informati. Commentate, mettete like, condividete con la vostra famiglia, con i vostri amici e con i vostri colleghi, che per noi è importante anche un vostro contributo. Per qualsiasi vacanza, provo, per trasferimento in Tunisia, potete inviare una mail a info.toktoktunisia@gmail.com o direttamente sul numero WhatsApp 54412449. Ragazzi, noi a questo punto vi salutiamo, vi invitiamo a seguire i nostri social, a condividere i nostri video su YouTube e ovviamente vi aspettiamo in Tunisia. Ciao! Perché vi ricordo sempre che la Tunisia senza Toktoktunisia non è la stessa cosa, e affidatevi a noi. Ciao ragazzi. Ciao, vi aspettiamo. Ciao.